Buongiorno a tutti, l'appuntamento, uno degli ultimi appuntamenti con il commento alle designazioni di Serie A e Serie B. Ci avviamo velocemente, o meglio, ci avviamo verso la conclusione del campionato, ci sono molte partite che assegnano punti fondamentali. Per quanto riguarda la Serie B, come ben sappiamo, ormai siamo a 2 giornate dalla conclusione, si assegnano gli ultimi posti per la Serie A diretta, per i playoff e per i playout. Per i playout c'è un discorso particolare da tenere in considerazione che potrebbe cambiare, sparigliare molto le carte, perché già da questa settimana potrebbe non esserci più necessità dei playout, ma ci arriveremo. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla. Per me è molto importante. Iniziamo dalla Serie B. Ascoli Cittadella è una partita fondamentale proprio per il discorso che vi stavo facendo. Dobbiamo considerare che per disputarsi i playout ci deve essere tra la sedicesima e la diciassettesima posizione un distacco non superiore a 5 punti, cioè sopra i 4 punti i playout non si disputano. Nel caso specifico i punti in questo momento sono 6 tra Pordenone Ascoli e Cosenza. Nel caso in cui Pordenone Ascoli dovessero vincere e il Cosenza non dovesse prendere i 3 punti in questa settimana, i playout non si disputerebbero, perché il Cosenza sarebbe la quarta retrocessa di questo campionato. Ed è un argomento che bisogna tenere in considerazione. Per Ascoli Cittadella, che è sostanzialmente un testacoda, con l'Ascoli che cerca i punti per evitare i playout e Cittadella che cerca l'ultimo punto necessario per evitare, per avere la certezza dei playoff, viene scelto Rapuano, che 2 settimane fa è stato visionato da Rizzoli, perciò la prestazione che è stata ritenuta ampiamente soddisfacente, sono d'accordo, la partita di Reggio Emilia è stata molto molto positiva. Quarto ufficiale Luzzi, la cui posizione oggettivamente è molto molto a rischio per quanto riguarda la conferma. Brescia-Pisa-Manganiello, gara di fondamentale importanza per il Brescia, che ha agganciato la zona playoff, in questo momento l'Estromessa e la Spal, e il Pisa che si è un po' allontanato, ormai a 5 punti di distanza con 2 giornate da disputare, sono veramente forse anche troppi per poter sperare di agganciare la zona playoff. Resta il fatto che la partita rimane importantissima e viene scelto un arbitro che quest'anno ha offerto un rendimento molto positivo. Cosenza-Monza è la partita di cui parlavamo prima. Il Cosenza deve vincere perché altrimenti dovrà dare praticamente addio alle speranze di rimanere in Serie B attraverso la partita di play-out. Per quanto riguarda il Monza, come sappiamo, si trova a 2 soli punti dalla Salernitana e cerca i punti per poter tentare di agganciare la promozione diretta. Partita fondamentale, primissima fascia per la categoria, viene scelto Giacomelli, arbitro di grande esperienza, con 2 assistenti di lungo corso come Liberti e Galetto e di grande affidabilità. Quarto ufficiale Cosso, un arbitro della Can-C, che probabilmente potrebbe essere uno degli arbitri che esordiranno l'ultima giornata di Serie B. Come sappiamo, è stata questa nuova norma che prevede la possibilità per gli arbitri di Serie C di esordire in Serie B. Naturalmente in questa giornata non ci sono, perché non esistono praticamente partite che possano essere considerate totalmente inutili, a parte una a cui ci arriveremo, a cui arriveremo. Cremonese-Pescara, meraviglia, gara sostanzialmente utile soltanto per il Pescara, che ha pochissime ormai possibilità di agganciare la zona playout, deve sperare una serie di risultati, una serie di concomitanze che oggettivamente sono molto difficili da ipotizzare. Per la Cremonese la partita non ha nessuna importanza. Designazione che conferma la stagione non eccezionale di Meraviglia, che dovrà l'anno prossimo cambiare passo se vuole continuare la permanenza in Serie A e B. Frosinone-Vicenza è la partita più inutile della giornata e qui, come sappiamo, il Frosinone ha 4 punti dalla zona playoff, ma dovrebbe avere una serie concomitanza di risultati molto molto particolare per poter agganciare i playoff, dato che ci sono 3 squadre a 50 punti e poi c'è la Regina a 49. Per quanto riguarda
Il Vicenza non ha più nulla da chiedere a questo campionato, è matematicamente salvo e soprattutto non può raggiungere la zona playout. Viene scelto Maggioni e per Maggioni vale lo stesso discorso di Luzzi. La posizione è oggettivamente molto a rischio. Vedremo alla fine della stagione quali saranno le decisioni di Rizzoli. Lecce Regina guida, quarta presenza in Serie B per il Napoletano. Un'altra partita di primissima fascia in questa fase della stagione. Il Lecce a 2 punti dalla Salernitana per il secondo posto diretto in Serie A. Per quanto riguarda invece la Regina, possiamo considerarla la sorpresa della Serie B e si trova a 1 punto solo dai playoff, che sarebbero un risultato decisamente molto superiore a quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, che chiaramente era la salvezza nella categoria. Guida viene affiancato da Carbone, internazionale, da Zingarelli, assistenti di grande affidabilità. Reggiana Spal, Chiffi in doppietta, viene da Udinese Juventus, molto discussa come sappiamo per la questione Paratici, per la mancanza di sanzioni disciplinari a carico del dirigente della Juventus. Scende in Serie B, però scende per una gara di grande importanza, anche questa, perché la Reggiana ci gioca le ultimissime speranze di poter agganciare la zona playout, anche se l'impresa è ardua. La Spal, che attraverso un momento di crisi profondissima, ha necessità dei 3 punti per rimanere agganciata alla zona playoff. Anche per quanto riguarda la partita di Reggio Emilia, è stata blindata come sono state blindate un po' tutte le partite in questa settimana. Pochissimo coraggio oggettivamente da Rizzoli, soprattutto in Serie A ci sono alcune designazioni che la lasciano molto molto perplessi. Salernitana Empoli Fabbri. Discorso un po' particolare questa partita. È una gara che solitamente verrebbe considerato il big match della categoria, ma in realtà i punti contano solo esclusivamente per la Salernitana. Bisognerà vedere l'Empoli come scenderà in campo. Come sappiamo, l'Empoli è già promosso in Serie A, la Salernitana invece cerca i punti per poter far compagnia ai toscani. Viene scelto Fabbri, che la settimana scorsa ha arbitrato Napoli-Cagliari con l'episodio del 2-0 annullato a Osimhen. È vero che c'è stato un turno infrasettimanale della Serie B, però vi dico francamente che questa designazione non l'ho capita un granché, perché bastava una turnazione normale, mi pare evidente che quell'episodio sia stato un errore, abbastanza palese, oggettivo, e che però se a Fabbri viene scelto per Salernitana-Empoli, evidentemente non è stato considerato un grande errore. Sinceramente la designazione mi lascia molto perplesso. Entella-Chievo è una gara che mette di fronte l'Entella già retrocesso e il Chievo che cerca i punti necessari per la zona playoff, che è a rischio, perché oltre alla Brescia che l'ha agganciato, c'è sempre la Spal e la Regina molto vicina. Viene scelto Marchetti, una partita già che in condizione normale sarebbe una seconda fascia bassa. In questo periodo della stagione è una prima fascia bassa, soprattutto perché l'Entella non ha più grandi motivazioni per questo campionato. Venezia Pordenone, Piccinini, altra gara di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Il Venezia è vero che è già nei playoff matematicamente perché ha 7 punti di vantaggio sulla nona, ma è anche vero che deve mantenere la quinta posizione, che gli darebbe comunque un piccolo vantaggio nella volata dei playoff. Per quanto riguarda il Pordenone, cerca gli ultimi punti per evitare il rischio di playout. Perciò anche questa partita viene considerata una partita di prima fascia. Viene scelto Piccinini, arbitro che sta offrendo un ottimo rendimento nel campionato. Arriviamo alla Serie A. In questa giornata spiccano 2 partite. A mio parere, la partita più importante in assoluto è Benevento-Cagliari, per una serie di motivi, perché è sostanzialmente uno spareggio per rimanere in Serie A. Se il Benevento vince, il Cagliari torna al terzo ultimo posto. Se il Benevento perde, è praticamente vicinissimo, sarebbe vicinissima alla retrocessione con soltanto 3 giornate da disputare. Naturalmente l'altra partita fondamentale, Juventus-Milan per la zona Champions League, che però a mio parere è meno decisiva di Benevento-Cagliari.
So che può sembrare un discorso abbastanza assurdo, perché mediaticamente sicuramente Juventus-Milan è la partita principale, ma Benevento-Cagliari a livello arbitrale ha la stessa, se non qualcosa in più di considerazione. Ma andiamo con ordine. Benevento-Cagliari viene scelto Doveri, con Preti e Tegoni, Preti che riduce dalla eccezionale prestazione in Chelsea-Real Madrid. La partita è fondamentale per entrambe. Il Benevento in crisi nera deve trovare i punti per lasciare il terz'ultimo posto. Il Cagliari, in caso di vittoria, condannerebbe, quasi condannerebbe il Benevento, che tra l'altro non ha un calendario propriamente facilissimo. La scelta di Doveri è una scelta di assoluta garanzia. Insieme a Orsato, l'arbitro che ha offerto il miglior rendimento in tutta la stagione. Orsato, Valeri. Questi sono gli arbitri che hanno offerto il rendimento migliore in tutta la stagione. Con la penna, che purtroppo probabilmente lo rivedremo all'inizio della prossima stagione insieme a Pasqua, è ancora assente Di Bello. Insomma, qualche problemino anche per Rizzoli a livello di organico, cioè, è inutile negarlo. Perciò bisogna fare anche qualche salto, qualche volo pindarico in alcune designazioni. Fiorentina-Lazio, per esempio, è una partita che Maresca nella stagione scorsa avrebbe potuto tranquillamente arbitrare senza nessun patema. Quest'anno è una gara che è un po' in discontinuità col suo rendimento e col suo utilizzo di quest'anno, perché, come sappiamo, Fiorentina è ancora a rischio retrocessione perché ha soltanto 4 punti di vantaggio sul Benevento e nel caso in cui il Benevento dovesse vincere diventerebbero 3 punti di vantaggio sul Cagliari in caso di sconfitta. Per quanto riguarda la Lazio, sappiamo che è lanciatissima, forse è forse la squadra più in forma in questo momento insieme al Napoli, ha anche una partita in meno e perciò ampiamente coinvolta nella lotta per la zona Champions. Viene scelto Maresca, che sta offrendo un rendimento un pochino migliore rispetto al resto della stagione, ma probabilmente è una scelta dovuta alle assenze forzate di La Penna, Pasqua e soprattutto Di Bello. Seconda schermata, Genoa-Sassuolo, Mariani. Questa è una designazione che io francamente non capisco per nulla. C'è una partita che oggettivamente offre pochissimo perché soltanto il Sassuolo ha qualche speranza di agganciare la Roma per il settimo posto della Conference League. Per il Genoa invece la situazione è abbastanza tranquilla, ma è 5 punti di vantaggio a 4 dalla fine. Direi che è un vantaggio piuttosto tranquillizzante. Impegnare Mariani che... È vero che ha arbitrato male Juventus-Napoli, poi è stato impiegato a Monza in Thun Festival, una partita arbitrata molto bene, in doppietta a Genova, sinceramente, mi sembra una designazione che non ha grandissime spiegazioni, ma va bene. Verona-Torino-Massa, Rizzoli in questo caso si è voluto tutelare, il Verona non ha più obiettivi di classifica. Mentre invece il Torino è ancora impegnato nella ricerca degli ultimi punti necessari per arrivare ad una salvezza, non dico tranquilla, ma con un paio di giornate di anticipo. Viene scelto Massa, che è una garanzia anche da questo punto di vista, anche per quanto riguarda questa gara. Inter-Sampdoria viene scelto Eroldi, credo che sia la partita più inutile della giornata. Non conta assolutamente nulla per nessuna delle due. L'Inter è già campione d'Italia, la Sampdoria è nona in classifica e probabilmente finirà o nona o decima il campionato. Viene scelto Eroldi, ci sta per fare esperienza, per assaggiare San Siro, anche se vuoto, ma sinceramente poteva essere scelto qualcun altro. Per un motivo molto semplice. Io credo che un arbitro come Eroldi abbia bisogno di partite come Salernitana-Empoli, per esempio. Cioè, abbia bisogno di fare esperienza, sarebbe stato anche un rischio piuttosto limitato Sampdoria, Salernitana-Empoli, perché ho la sensazione che l'Empoli non scenderà col coltello tra i denti in campagna. Rizzoli ha preferito sceglierlo per Inter-Sampdoria e su questa gara c'è una particolarità. Qualcuno si aspettava Orsato, in realtà Orsato sarà VAR, ma è importante anche questo perché Orsato torna a San Siro, sponda Inter per la prima volta dopo quel 2018. Continua l'avvicinamento perché... con l'Inter è stato impiegato una volta come VAR a Verona e una volta come quarto ufficiale a Roma. A Milano non era ancora tornato. Vediamo se verrà impegnato per Inter-Roma, che è l'ultima partita in casa, oppure per qualcuna delle partite in trasferta dell'Inter. Non lo so, adesso vediamo perché ormai non mi lancio più in pronostici su Orsato,
perché la preclusione ormai ha raggiunto i 3 anni e francamente, anzi non la preclusione, il non impiego di Orsato con l'Inter ha raggiunto i 3 anni e sinceramente è anche ripetitivo. Juventus-Milan. Allora, Juventus-Milan, nei pronostici degli addetti ai lavori, Valeri era praticamente dato per certo. Perché? Perché è uno degli arbitri con miglior rendimento della stagione. E perciò era abbastanza scontato che potesse essere quantomeno nella rosa dei due o tre nomi che potessero essere scelti per Juventus-Milan. Insieme a lui sono stati designati Gialatini, anche lui reduce da Chelsea-Real Madrid, e Peretti, altro assistente di grande esperienza. Quarto Sacchi, VAR Calvarese, che per quanto non sia un VAR Pro, è sicuramente uno dei VAR più affidabili. Perciò blindatura totale della partita. Naturalmente ci sono state, ci sono già le polemiche per quanto riguarda il nome di Valeri. In realtà ci sarebbe stata polemica per qualunque nome, perché ormai sappiamo come funziona. Sappiamo come funziona la partita decisiva e si sarebbe andato a scavare nel passato di qualunque arbitro. Poi però bisogna anche fare i conti con la realtà. Abbiamo assistito soprattutto in queste prime ore dopo le designazioni, a recriminazioni da parte dei tifosi del Milan per quanto riguarda il comportamento, tra virgolette, di Valeri nelle partite del Milan. Io per curiosità sono andato a vedere le ultime 10 partite di Valeri col Milan e come vediamo, nelle ultime 10 gare di Valeri con il Milan ha vinto 7 volte, ha pareggiato 2, ha perso una volta sola in Coppa Italia contro l'Inter. Sinceramente non capisco le polemiche. Qualunque arbitro fosse stato scelto sarebbe stato criticato per un motivo molto semplice. Arbitro di questa partita non può essere, faccio un nome, Sacchi, che è un arbitro di prospettiva, ma che non ha l'esperienza per arbitrare un Juventus-Milan. Era ovvio che sarebbe stato scelto un arbitro di grande esperienza, ma un arbitro di grande esperienza ovviamente ha tante presenze con l'una e con l'altra squadra. Qualunque arbitro sarebbe stato ricordato l'episodio, un episodio, due episodi, tre episodi del passato, perché tutti gli arbitri commettono errori nei confronti di tutte le squadre. Di queste polemiche ne abbiamo viste già una quantità infinita. La realtà è che queste polemiche previe servono solamente a che cosa? A click. Servono solo ai click e basta. Perché sono tutte congetture che non hanno alcun senso. È vero, Valeri avrà espulso un numero di giocatori del Milan, una decina se non ricordo male, qualcosa di questo genere, però alla fine se vedete non ci sono statistiche così particolari, sono semplicemente statistiche, ma se il solito dovesse fare i conti con il bilancino, che tenendo conto degli episodi a favore o contro di un arbitro, allora per Juventus Milan dovrebbe mandare un esordiente. Poi però se l'esordiente non è in grado di tenere un Juventus-Milan, poi verrebbero fuori polemiche perché è stato mandato un esordiente. La realtà è che Valeri quest'anno sta arbitrando benissimo, è tornato l'arbitro di qualche anno fa, probabilmente motivato a dovere da Rizzoli, poi potrà anche sbagliare, per carità, io non faccio previsore, dico solamente che sulla carta questa era la designazione che era ampiamente prevista nell'ambiente, proprio per il rendimento di Valeri e per il fatto che rappresenta uno degli arbitri con più esperienza a disposizione di Rizzoli. Nulla di particolare. Parma-Atalanta Giua, partita che conta niente per il Parma che è già retrocesso, conta parecchio per l'Atalanta che segue gli ultimi punti necessari per la Champions League. Giua, dopo la visionatura di Rizzoli nell'ultimo turno di Serie B, finalmente ritrova la Serie A, un buon segnale per lui, la partita conta relativamente una seconda fascia, soprattutto considerando che il Parma è sembrato abbastanza in disarmo nelle ultime settimane. Come VAR utilizzato Fournot, questa è una novità e dimostra anche il fatto che però c'è grande emergenza a livello di organico, come è vero che mancano, come abbiamo detto, La Penna, Pasqua e Di Bello e non sappiamo neanche se qualcuno di questi riuscirà a recuperare per fine campionato, sarà molto difficile. Roma Crotone Sozza, ottima gara per Sozza che ricordiamo è un secondo anno alla CAN. È stato un anno in Camp B, adesso il primo anno alla CAN A e B, trova una partita
ideale per lui, perché siamo sempre nella fase di crescita, non siamo ancora arrivati alla decima presenza. Trova la Roma che ha bisogno di gli ultimi punti, di qualche punto per difendere, sempre che voglia difenderlo, il posto in Conference League, e il Crotone che è già retrocesso da una settimana. Spezia Napoli errati, partita di primissima fascia, anche questo lo Spezia cerca gli ultimi punti per evitare la retrocessione, mentre invece il Napoli, come sappiamo, è in corsa per la posizione in Champions League. Partita che arriva dopo le polemiche di Napoli-Cagliari e viene scelto un arbitro come Errati che sta passando un ottimo momento di forma, sta arbitrando molto bene. Viene assistito da Meli internazionale, internazionale, perciò anche questa partita che è stata blindata. Udinese-Bologna è l'ultima gara in programma, una partita che dice veramente nulla, classica partita, undicesima-dodicesima, classica partita per esordi. In realtà non è un esordio, ma poco ci manca perché è la seconda presenza in Serie A per Santoro, che chiaramente verrà insignito del premio come miglior esordiente della CANAIB. Mi sembra abbastanza ovvio. Tra l'altro, piccola curiosità, Santoro ha esordito a Udine e torna per la seconda gara ancora a Udine. Abbiamo finito, mi auguro che non ci saranno ulteriori polemiche su Valeri. Aspettiamo la partita. Se arbitrerà bene, faremo i complimenti. Se arbitrerà male, verrà criticato, come giusto che sia. Ma queste polemiche sono veramente senza alcun senso. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla per me, è molto importante. Ci vediamo in linea di massima domenica con gli episodi degli anticipi di sabato. Buona giornata a tutti.